Effettivamente colpisce, un addetto ai lavori, colpisce il fatto che chi ha mediato ad altissimo livello ha potuto farlo e ha potuto raggiungere il suo risultato grazie, nonostante la condanna all'ergastolo, alla sua condizione, diciamo, carceraria favorevole, cioè la semilibertà. Si tratta di un soggetto che in una condizione di semilibertà è riuscito a gestire un conflitto portando a conclusione con un ottimo risultato questa mediazione, che avrebbe potuto scatenare gravi conseguenze. Colpisce che questa cosa sia avvenuta in questi termini, ma non c'è dubbio che questa cosa è stata disvelata perché i controlli e le attività di contrasto altamente specializzate hanno funzionato. Quindi, da un lato, questa cosa che colpisce, ma perché questi soggetti hanno una militanza mafiosa che va ben oltre, diciamo, la normalità, è una militanza che gli consente di sfruttare qualunque meccanismo. Importanti sono i controlli, perché questi sono soggetti che usufruiscono di tutte le possibilità possibili e immaginabili, appunto, per continuare a svolgere le loro attività, come ha fatto in questo caso Alfonso Molinetti, da cuoco presso la Caritas di Giuliano. Ecco, dottore, ricompare anche il nome del giudice Scopelliti in questa operazione, anche se non direttamente rapportata alle indagini. Si parla dell'avviso di garanzia a Molinetti, che è ritenuto, fra l'altro, si presume, possa essere il killer di... Allora, guardi, questa è un'indagine complessa che fa parte di un periodo sul quale ancora devono essere disvelate diverse cose. C'è un'attività della magistratura continua, in particolare della magistratura Regina. Io credo che quella è una pagina sulla quale bisogna ancora approfondire e accertare dinamiche che comunque dal punto di vista operativo, militare, hanno avuto a che fare con un certo territorio, che è un territorio dove è stato consumato il delitto, che è un territorio che comunque dal punto di vista dell'andrangheta faceva capo ad alcuni soggetti, perché voi sapete perfettamente quanto sia importante il controllo del territorio e quanto anche in questa indagine la questione della pescheria nasce proprio perché non viene rispettato il titolare dal punto di vista andranghetistico del territorio. Ecco, e quindi su quel piano io credo che molto si dovrà fare per addivenire un po' a chiarire un po' le dinamiche non soltanto dei mandanti di quell'omicidio, ma anche degli operativi, cioè di chi ha poi realizzato l'uccisione del povero dottor Scopelliti. Ecco, lei in conferenza stampa, dottore, ha più volte affermato come l'andranghetista rispetti le due leggi, quello dello Stato e quelle dell'andrangheta. In questo caso Gino Molinetti, denunciando Klaus Davi di stalking, non ha rispettato la legge di 'ndrangheta. Io credo che sia stata una scelta, come dire, strategica, che sia stata una scelta ponderata. La mia impressione è che un'alternativa, cioè un rimedio di 'ndrangheta, avrebbe potuto scatenare, diciamo, ben altre reazioni da parte dello Stato, e quindi probabilmente è stato consigliato ad adottare una via che era la via più opportuna. Non c'è dubbio che Klaus Davi aveva disvelato con le sue attività professionali dinamiche che poi onestamente si sono rivelate fondate, perché le indagini le hanno confermate. Quindi sottolinea l'importanza dell'informazione dei giornalisti nell'inchiesta. L'informazione è sacrosanta, bisogna anche saperla esercitare e sapere che quando si esercita l'informazione si corrono rischi, e il rischio deve essere un rischio calcolato, perché, diciamo, non si ha a che fare con soggetti che possono essere affrontati in maniera semplicistica. Ecco, si vanno a toccare situazioni che possono arrecare anche conseguenze, e sono conseguenze che lo Stato non può consentire, perché lo Stato ha il dovere di tutelare chi esercita il diritto di cronaca e quindi deve proteggere chiunque informa i cittadini. E allora, da questo punto di vista, è importante avere la consapevolezza che quando si vanno a fare certe attività che toccano determinate situazioni bisogna farlo con attenzione e tenendo conto sempre dell'importanza della sicurezza personale, perché si ha a che fare con gente che non ha che non ha timore di imbracciare le armi. Grazie. La saluta Klaus.